vedete, come vedete, le radici e il disagio aumenta, perché praticamente questa radice fra qualche mese, fra qualche anno... Allora vedete, sta passando una signora a ridosso di queste radici e è quasi sicuro che cadrà, perché sta anche contro sole come sto io adesso, e quindi lei non vede le radici e quindi è possibile che cada. Lo diciamo questo perché in particolare il barista qui del 64 più di una volta ci ha segnalato che un giorno sì e un giorno no qui cadono delle persone, persone anziane, ragazzini, che non hanno la possibilità di evitare questo ostacolo terribile. Ho visto che stava camminando e stava inciampando, ci spiega cosa sole, stava accadendo? Guardi, il sole mi stava sugli occhi, non vedevo assolutamente niente. Poi ho visto due ombre di persone, è stato un attimo mi sono fermata. Se no continuavo e cadevo di sicuro, perché mi è capitato altre volte di cadere questo, in qualche pietra. E questo è quello, io non l'ho vista la radice, è molto alta. Siamo a Via D'Onofrio. La strada è un abballamento pericolosissimo, perché passando sia a piedi che con la macchina si provoca un disagio. Abbiamo, tra le altre cose, abbiamo un marciapiede sconnesso. Qui un bambino si potrebbe far male. Guarda. Notiamo questo. È perché era lontano. Guardate, a fianco a questi corpi di fabbrica c'è questo blocco di cemento armato che è sostenuto da queste due travi in ferro chiamate travi IPE. Queste travi sono alte circa 80 cm. Un bambino di 8-9 anni ha 2-3 possibilità per spaccarsi la testa, quindi andrebbero quantomeno protette. Sì, li sta riprendendo. Mi stai riprendendo. Prendi un po' questo microfono tra le tue mani. Quel punto che abbiamo visto prima si ripete per quattro angoli. Questo lato che vedete adesso c'è un po' più di protezione determinata dall'accumulo di immondizie che in qualche modo protegge da eventuali incidenti. Procediamo per via D'Onofrio e vediamo com'è messa questa strada. Qui vedete una buca non piccolissima. Se qui questa buca la prende uno scooter, un motorino, è possibile che il ragazzo, facciamo le corna, o la ragazza che lo guida, si spacca la testa. Altra buca, come vedete, ma se volessimo fare la collezione delle buche non ci basterebbero due ore di ripresa. Stiamo prendendo quelle più, come dire, che appaiono più pericolose. Sotto ci scrive il detto che è messo il pene dietro. Che ne so. Qui siamo in via Franchellucci, abbiamo l'imbarazzo della scelta, buche piccole, buche grandi, buche medie, buche con acqua, buca senza acqua, nessuno ci mette un piede in fallo, senza luce di sera, guardate qui, guardate. Sì. Qui c'è un avvallamento con una caditoia che rispetto al marciapiede ci sono circa 40 cm, io faccio fatica a salire. Immaginate un ragazzino, una donna incinta. Questo è pericolosissimo, oppure una persona disabile in carrozzina. Chiediamoci come deve fare qui. E qui è tutto così, è tutto così. Non è un marciapiede, è un baratro, ci vorrebbe una ringhiera. Ci vorrebbe una ringhiera.
c'è la caditoia che è ostacolata da foglie e sporcizie, ma c'è il piano stradale che è abbassato di 40-50 cm rispetto al piano del marciapiede. Questo costituisce un rischio non indifferente per le persone che transitano sul marciapiede. Qui vedete la prova provata dell'abbassamento del piano stradale. C'è questo chiusino di ghisa che sta a circa 8-10 cm sopra il manto stradale. Non si capisce se questo è un ex ciglio di cemento, ma come vedete qui è lo spazio del tutto impraticabile. È tutto così, anche andando avanti.